Ciao gente, buon anno! Vi do il benvenuto in questo nuovo anno in cui faccio video di Esoia, ben il quarto da quando li faccio con il green screen. Per ringraziarvi di essere rimasti così tanto con me, ho ben deciso di farmi odiare da ciascuno di voi. Si scherza, mi auguro che non succeda, ma curerò comunque il rischio. Sono in sessione, quindi dovrò fare i video un po' più leggeri, con meno editing e molto discorsivi. Quindi oggi parlerò di quattro personaggi che tutti odiano, ma che io amo. Occhio, odiare e amare lo uso in termini esagerato, difficilmente si odia veramente qualcuno mentre si ama esattamente qualcuno di questi qua. Lo faccio solo per fare un po' di scena. Credo che ognuno abbia qualche personaggio così, che ci piace molto nonostante vengano tanto disprezzati. E infatti a fine video vi incoraggerò a scrivere questi nomi nei commenti. Magari trovate qualcun altro che li ama come voi, chi lo sa. Ma non indugiamo troppo e cominciamo in ordine alfabetico. Tanto già è stato spoilerato dalla miniatura, quindi sai che sorpresa. Egor Rivers, per gli amici a acciaio. Spesso ci si pone la domanda, qual è il tuo grande bastardo preferito? E per quanto ce ne siano ben quattro, il conflitto finale si riduce sempre tra Bloodraven e Bittersteel. Perché Demon Blackfyre lo conosciamo poco, e Shira Sista la conosciamo ancora di meno. Io ho un debole per gli Eterni Perdenti, ma che non smettono mai di provarci. Ok, con Shira avrebbe dovuto lasciar perdere in fretta, quando ha capito che lei non era interessata. Ma con Westeros non ha mai perso le speranze. Lui si è schierato col fratellastro Blackfyre, anzi, forse è stato lui stesso a subillarlo. Ma una volta che ha preso le sue parti, non l'ha più tradito, gli è rimasto fedele fino alla fine e anche oltre. Infatti, dopo la morte di Daemon I, ha continuato a combattere per la sua causa per 45 anni. Molta gente si sarebbe arresa dopo la sconfitta del 196, ma Aegor ha tenuto insieme i vari esuli che si stavano disperdendo e gli ha dato uno scopo comune, tornare a casa. È riuscito a non farli demordere neanche dopo numerosi fallimenti. Non ha mai bramato il potere per sé. Non ha mai cercato lui di essere re. Ha sempre combattuto per i figli e i nipoti di Daemon Blackfyre. Per Daemon II, molti dicono che non l'ha supportato perché era gay. Anche se fosse, non è una cosa stupida, perché senza parole legittime sarebbe successo un casino, magari tra gli altri fratelli di Daemon II. Ma soprattutto perché l'idea di prendere il potere con una cospirazione era stupido. È destinato a fallire. Mi piace molto anche a me Daemon II, ma il suo piano lasciava molto molto a desiderare, e non a caso è fallito. Non che i piani di acciaio abbiano funzionato, ma erano ben più elaborati e potevano avere molte più possibilità di successo. È riuscito a orchestrare delle invasioni vere e proprie. Poi, dopo la prima ribellione Blackfyre, il suo scopo può essere anche rivisto in chiave revanchista, ovvero quello di riprendersi ciò che gli era stato privato, visto che buona parte degli esuli aveva perso terre e titoli a Westeros. Senza contare poi che è il fondatore della Compagnia Dorata, l'unica compagnia mercenaria che sappia davvero fare il suo lavoro, restando fedele ai committenti dall'inizio alla fine del conflitto, portando un nuovo concetto di ordine e forse di onore in quel mondo confusionario dei mercenari. E poi ha iniziato la tradizione del cranio dorato come totem, ovvero per dire quando uno è al comando, ha questo importante onore del comando della Compagnia Dorata, osserva il totem e dice «Loro sono venuti prima di me e un giorno anch'io sarò lì». Un monito per ricordare che alla fine si muore comunque, ma che comunque bisogna comunque impegnarsi perché loro, i predecessori, ti stanno guardando. E per finire, cari fan di Bloodraven, voi che lo considerate un eroe? Che cos'è un eroe senza la sua nemesi? Cosa sarebbe Batman senza Joker? E di conseguenza, cosa sarebbe Bloodraven senza Bittersteel? Per i pochi che non mi hanno ancora mandato in malora, c'è la seconda posizione. Non è una classifica, sto andando in ordine più o meno alfabetico, qua ho fatto uno scambio tra la seconda e la terza per riuscire a spiegare meglio delle cose. Robert Arryn, Sweet Robin per gli amici. Bambino petulante, fastidioso e viziato, ma ha anche dei difetti. Scherzi a parte, non nego i suoi difetti, però mi fa un peccato una tenerezza infinita. È un bambino che ha perso il padre, supponendo che Jon Arryn fosse il vero padre, e la madre a brevissima distanza, prima ancora di compiere 8 anni. Inoltre non gode proprio di ottima salute, né fisica né mentale, con un maestro senza polso che permette al patrino di avvelenarlo deliberatamente. E non dobbiamo sottovalutare quanto fosse legato in tutti i sensi possibili alla madre e alla terribile morte che lei ha fatto. La stessa morte che lui voleva impartire tanto spesso e volentieri. Poi si vede che quando è con qualcuno di cui si fida, ovvero Elaine, è in grado di diventare meno fastidioso e più affabile. Non metterò Sansa in questo video perché non è neanche lontanamente odiata quanto gli altri personaggi che tratterò. Sì, c'è un bel po' di odio verso di lei, ma non quanto ce ne sono verso Sweet Robin o Bittersteel. E tornando a Lord della Valle, il suo non è un compito facile, dove tutti vogliono spingere in una direzione e lui non ha praticamente nessun potere per opporsi.
ma si tratta del suo futuro, suo e della regione che dovrà governare, almeno in teoria, visto che sta venendo lentamente avvelenato, e rischia ogni giorno di fare una brutta fine. Quello di cui avrebbe davvero bisogno è un amico della sua età, qualcuno con cui passare il tempo in modo spensierato, e con cui potrebbe relazionarsi in modo normale, o almeno imparare a farlo. Sul serio, si dovrebbe inventare il telefono azzurro a Westeros per Robert Arryn, Tommen e Shireen. Loro potrebbero farsi del molto bene a vicenda, ma sappiamo che nessuno di loro ce la farà vivo alla fine. E se ci speriamo, è forse perché non abbiamo prestato abbastanza attenzione. Non ci spostiamo dalla valle con Petyr Baelish. Specifico che questo è un personaggio che io amo odiare. Parlo di quello dei libri, visto che sarebbe altrimenti molto sminuito da quello della serie, che ha scritto in modo molto più approfondito e molto più machiavellico rispetto a chi nei libri, finché la serie era scritta bene. Almeno finché non spinge Sansa nelle grinfie dei Bolton. Era un modo per ricalcare la storyline di Jane Poole dei libri, ma dal punto di vista strategico, nel punto di vista di Petyr Baelish, è una scelta completamente stupida. Devo dire che l'attore Aidan Gillen ha fatto un ottimo lavoro, anche grazie agli ottimi dialoghi originali che gli hanno dato, tipo Il caos è una scala. Ma qui parlo dei libri, più subdolo, meno plateale, forse meno machiavellico, ma decisamente più diabolico. Le sue trappole si comprendono solo quando si stringono attorno alla vittima, e tutti quanti che lo sminuiscono non lo considerano una minaccia, lo considerano un uomo degno di fiducia, forse perché non viene da una grande famiglia nobile, forse perché ha sempre celato bene la sua ambizione, ha accettato di venire sempre preso in giro, umiliato da chiunque, subendo in silenzio, e mentre il mondo lo prendeva per il culo, lui si prendeva il mondo. Non mi viene in mente nessun altro nella storia che è riuscito a mettere le mani titolarmente sulla valle di Arryn e sulle terre dei fiumi e ha la chiave per prendersi anche il nord. Può letteralmente controllare metà di Westeros, senza contare come si è riuscito a sabotare perfettamente la corona, rendendosi fondamentale mentre era con loro e adesso che se n'è andato sono sull'orlo del collasso. È uno dei primi uomini a Westeros che ha capito che la vera ricchezza non deriva dal possesso della terra ma dal denaro. Una mentalità molto da Essos, da città libere, dopo tutto suo bisnonno è originario di Braavos. Potremmo definirlo il primo borghese di Westeros? Ditemi voi. Poi lui è un eccellente villain, perché sì, di villain si tratta. Le sue azioni vanno in contrasto con i piani di tutti gli altri personaggi, non importa a quale schieramento appartengano. E anche come villain non è niente male, essendo disgustoso e viscido, privo di qualunque morale ed etica, senza farsi nessuna remora nel far ammazzare qualcuno che vuole far tacere per sempre. La sua frase celebre in questo ambito è: una borsa di conio compra il silenzio di un uomo per un po', un dardo di balestra compra quel silenzio per sempre, per non parlare della sua deprivazione sessuale. Non perché gestisca dei bordelli, che sì, questo lo rende ancora più meschino perché si arricchisce sfruttando le prostitute, ma perché prova un'insana attrazione verso una dodicenne, che gli ricorda la madre di lei. Decide quindi di spacciarla per sua figlia, ma allo stesso tempo le dà il nome che era della sua madre, in una contorta forma di onanismo. Io sono indeciso sulla sua fine. Lui prevede sempre tutto quanto. Potrebbe essere fatto fuori infatti da Catelyn, che ormai lui considerava fuori dai giochi e non poteva più calcolare. Oppure venire fuori fatto fuori da Sansa stessa. Dopotutto ciò che amiamo che causa la nostra fine nel mondo di Martin. Ultimo personaggio del video è Victarion Greyjoy. Un uomo tonto, violento, con poco senso critico e praticamente analfabeta. Ma ha anche dei difetti. Anche qui scherzo, quanto detto non costituisce affatto un pregio di Victarion. E forse anche per questo che è un personaggio molto disprezzato. Ma sicuramente il fatto che abbia ucciso sua moglie lo rende ben più disprezzabile. Eppure il suo modo di pensare ci fa capire come ragiona effettivamente un membro del suo popolo, una cultura con una mentalità completamente diversa dalla nostra, o anche solo da quella degli altri abitanti di Westeros, con valori e atteggiamenti completamente ribaltati che possono apparirci insensati, ma attraverso i suoi occhi e la sua mente semplice ci appaiono chiari. In linea di massima un uomo fedele ai propri principi, e questo è apprezzabile. Ma il motivo per cui mi piace veramente è che mostra come le persone stupide vengono facilmente circuite. Non credo che lui rappresenti la lealtà ai fratelli maggiori, non credo che obbedisse a Balon perché era il fratello maggiore, ma solo perché era il più furbo e un po' più scalto e riusciva a manipolarlo. Ora crede di poter fregare Euron, senza rendersi conto che è Euron che lo sta fregando. Pure i suoi subalterni lo fregano, perché ridono di lui e lui non capisce che lo stanno facendo. E forse pure Mokorro lo sta prendendo in giro. Basti pensare come lui si sia fatto abbindolare e ha creato una sorta di biteismo, a momenti dicendo: cosa c'è meglio di un dio? Due dei! Poi un guerriero feroce, una forza della natura. Ma non basta questo a renderlo un personaggio ammirevole. Ci arriveremo con il video controparte di questo. Però è affascinante come spieghi
che ha una fede talmente grande che può combattere su una nave con l'armatura a piastre perché non ha paura di annegare. Ditemi nei commenti se questi personaggi qua vi piacciono anche a voi, se ho detto qualche castroneria, quali sono i vostri personaggi che mi piacciono tanto ma che gli altri proprio disprezzano. Non il contrario, perché tra un mese esce il video controparte, ovvero quello dei personaggi che io non apprezzo e che tutti gli altri invece adorano. Non ditemi questa parte qua, si aspetta un mese. Per il momento ditemi tutto quello che volete sull'argomento in questione di questo video. Con il massimo rispetto, cercherò anch'io di essere tranquillo, di non offendere. Ricordiamoci, non ci stiamo ammazzando i cani, stiamo parlando di personaggi di fantasia. Sì, so che è un po' esagerato fare queste cose, perché so che siete una community molto molto pacifica, tranquilla, che non fa nulla di male. Però è sempre meglio ripeterlo. Detto questo, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguite la pagina Instagram Il Fortino di Megor, statemi bene e ciao ciao, alla prossima!